Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa di presentazione delle feste del Vino della Tuscia. Siamo a un'edizione importante, la quindicesima, e abbiamo qui al tavolo, come presento subito, il presidente Domenico Merlani e il sindaco di Castiglione Teverina. Qua ci sono anche altri amici delle Pro Loco, consiglieri comunali degli altri comuni coinvolti nelle feste, sono presenti, quindi poi inviteremo a partecipare, a intervenire, a descrivere quello che appunto faranno le loro feste. Però appunto di cui si può chiedere in particolare, se anche rappresentante dell'associazione dei comuni, della città del Pino, insomma, anche di portare il suo saluto. Io darei subito la parola al presidente Merlani per presentarci un po' questa edizione delle feste del Vino della Tuscia. Abbiamo presentato Carlo Zucchetti, anche Carlo Zucchetti, che ospite con noi. Innanzitutto, buongiorno a tutti, benvenuti. Parliamo anche per quest'anno della quindicesima, ovviamente, edizione delle feste del vino della Tuscia, che come voi sapete coinvolgono 8 comuni. Vi vado a elencare velocemente: Arpa Pendente, Castiglione Teverina, Civitella d'Agliano, Gradoli, Montefiascone, Tarquinia, Vignanello e Furiano. E questa serie di eventi, ovviamente, noi abbiamo cercato per 14 anni come ente camerale di riunire sotto un unico brand, quindi abbiamo lavorato insieme a tutti questi comuni per cercare di identificare questa serie di eventi come un unico grande momento del nostro territorio. Si svolge praticamente dal 29 luglio al 15 agosto. Gli appuntamenti previsti sono oltre 150, quindi è diventato, come dire, una sorta di grande palinsesto che vede tutta la nostra provincia, questi comuni che vi ho elencato, attori principali di queste giornate. Diciamo che quello che noi abbiamo fatto in molti anni è stato quello di, come vi dicevo, unificare tutti questi eventi sotto un unico brand, e che purtroppo quest'anno, devo dire, con molto rammarico, la Camera di Commercio non ha potuto economicamente sostenere questa serie di eventi per ovvi motivi, che voi sapete, il sistema di riforme ci impedisce di utilizzare risorse che tra l'altro non abbiamo per programmi di marketing territoriale. Oggi, per fortuna, siamo qui anche grazie alla volontà dei sindaci, dei comuni che vi ho elencato, perché comunque hanno riconosciuto questi anni di lavoro, e quindi la Camera di Commercio è a disposizione con quello che può fare, quindi mettere a disposizione i propri mezzi, le proprie conoscenze, i propri strumenti per continuare a svolgere un'azione di marketing territoriale che purtroppo non ci vede coinvolti con mezzi pubblicitari e quindi con tutto quanto fino all'anno scorso abbiamo fatto. Però vogliamo andare avanti lo stesso, perché comunque in questi anni si è creato un gruppo di lavoro importante. E quindi su questo vogliamo continuare a lavorare. Come dicevo, è stato promosso contestualmente un insieme di manifestazioni legando la promozione unica, identificandoli con un solo marchio. E anche quest'anno il marchio è stato utilizzato da tutti i comuni, e questo ci ha fatto molto piacere. Ma soprattutto ha rappresentato una novità assoluta, l'unitarietà e l'interazione, che ha rafforzato ogni singola festa con un palinsesto unico molto apprezzato dai visitatori. Cioè, queste feste che all'inizio nascevano un po' autoreferenziali, ma che negli anni invece sono diventate degli appuntamenti che hanno saputo cogliere e attrarre anche visitatori, turisti, e quindi, come dire, dandogli un po' un'identificazione più ampia di quella che era una singola festa di paese che vedeva coinvolti soltanto i cittadini e i residenti. Quindi questo è un punto importante. Quindi, come vi dicevo, dobbiamo ripartire da questo punto, cioè dal fatto che in tutti questi anni è stato fatto questo lavoro, e oggi probabilmente, come Camera di Commercio, insieme ai comuni interessati, vorremmo anche costruire un tavolo di lavoro per capire come possiamo reperire le risorse, perché è vero che i tempi cambiano, ma anche le modalità di reperimento delle risorse si modificano. Quindi noi vorremmo metterci a disposizione, perché non vorremmo abbandonare questa interazione forte che c'è tra Camera di Commercio e questi comuni, perché credo che si può lavorare per andare a reperire anche altrove le risorse che credo, a mio avviso, per crescere siano indispensabili. Le azioni di marketing oggi si possono fare in tanti modi, utilizzando
utilizzeremo quelle economiche, ma sicuramente se riusciremo a mettere in campo delle azioni che ci vedono attori per reperire delle risorse alternative, probabilmente possiamo anche pensare di far crescere in modo notevole queste giornate di festa nel nostro territorio. Quindi, come vi dicevo, è un argomento importante, sono dei giorni utili a far conoscere il nostro territorio, quindi noi continueremo a lavorare su questo e credo che nei prossimi mesi metteremo insieme anche dei tavoli per lavorare anche sulle altre ricorrenze importanti come quella delle castagne, quella delle giovani, sono delle eccellenze del territorio che noi vorremmo utilizzare e continuare a promuovere, ma per promuovere un intero territorio, quindi è un veicolo che ci permette di farci conoscere meglio e di far scoprire a molto più gente possibile il nostro territorio. Quindi a quel punto poi si innesca, come sapete, un meccanismo virtuoso che è quello del volano, del turismo, e su quello dobbiamo puntare. Quindi è un insieme di azioni che vorremmo fare e considerate che anche questo programma che sta partendo con per esempio il percorso di Arancigena che ci vedrà la prima settimana di settembre promotori di questa iniziativa concreta sul territorio, un'altra di quelle iniziative che noi crediamo possa essere utile a farci conoscere e a farci scoprire. Quindi è questa una serie di iniziative che stiamo mettendo in campo, anche se purtroppo devo dire pochissime risorse. Quindi io ringrazio i comuni che hanno continuato a credere nella Camera di Commercio e questo è anche un riconoscimento del lavoro fatto negli anni trascorsi. Credo che comunque cambieranno i tempi, ma si modificheranno, come dicevo, anche le possibilità di lavoro e non credo che finisca qua la cosa, ma in futuro troveremo altri metodi, altre possibilità per continuare a lavorare. Io lascio la parola al sindaco, così almeno ci dà un spaccato più preciso di quello che può essere, per esempio, questi giorni di festa nel paese in cui lui è sindaco, che ci farà magari scendere meglio della concretezza dell'evento. Grazie sindaco per essere qui innanzitutto. Sì, buongiorno a tutti, ringrazio il presidente della Camera di Commercio. Questa iniziativa che ha ricordato il Presidente, sono 14 anni che... Sì, siamo alla 15ª edizione. Diciamo, sono 13, quindi più o meno diciamo, ho vissuto tutto questo periodo di collaborazione con la Camera di Commercio che è stata fondamentale. Quindi la ringraziamo, chiaramente con gli altri comuni, per continuare a credere a queste manifestazioni. In passato non soltanto ha sostenuto economicamente le attività di marketing e di promozione per essere del vino, ma insomma ha imposto giustamente anche degli standard relativi alle feste e questo è stato un bene che poi ha consentito anche a queste manifestazioni di poter crescere, come diceva giustamente il Presidente, di uscire anche un po' fuori dal localismo in cui vivevano. Porto il saluto dell'Associazione Nazionale Città del Vino, che anche quest'anno ha dato il suo patrocinio alle feste del Vino della Duce, quindi l'Associazione Città del Vino, per chi non conoscesse, diciamo, dopo l'ANCI è l'associazione più grande che raggruppa i comuni in Italia, chiaramente comuni vocati all'agricoltura, che come anche in passato ha patrocinato le feste del vino. Diciamo, elementi di rammarico ci sono tanti oggi, tant'è che quando mi ha chiamato Luigi dico cosa vengo, però ecco, diciamo, soprattutto per rispetto alla Camera di Commercio, ma anche per sostenere un po' anche sia la nostra festa ma anche le altre feste di non mollare, nel senso anche se siamo in una fase di ristrettezze economiche, però insomma è inevitabile non evidenziare l'assenza della Regione Lazio, purtroppo. Era successo anche in passato, però insomma non sostenere, perlomeno anche con un patrocinio, le feste del Vino della Duce, credo che sia una mancanza che in qualche modo, ma sono sicuro, la regione poi
È diciamo l'edizione di quest'anno credo che per tutti sia un po' difficile, soprattutto perché, come sappiamo, le manifestazioni più ci si investe più sono qualitativamente le migliori. Però molte di queste manifestazioni, in molti paesi ci sono iniziative, manifestazioni d'estere che sono storiche, grazie a Vignanella, Monti Pescone, che sono diciamo quelle più storiche, quindi c'è un'organizzazione ormai consolidata che inevitabilmente comunque saranno iniziative di successo. Purtroppo ecco, c'è questo neocentralismo che stiamo vivendo in Italia, in cui gli enti territoriali si stanno smantellando, nel caso della Camera di Commercio, ma anche nel caso della provincia, per non parlare poi dei comuni, quindi diciamo le difficoltà non sono poche. Detto questo, per essere ecco, più sintetico, passo alla presentazione della festa del Vino di Castiglione, quest'anno la 33esima edizione. Lo svolgimento, la classica formula di tutti gli anni, si svolge nel centro storico, partecipano tutte le aziende del nostro territorio. Per noi è importante questa iniziativa, soprattutto dal punto di vista promozionale, l'agricoltura a Castiglione, ma in tutta la Tiverina, insomma anche nella provincia di Viterbo, costituisce una parte importante dell'economia territoriale e svolgere attività promozionali è fondamentale, soprattutto dal punto di vista della commercializzazione del prodotto, perché sappiamo benissimo che nel mondo la competizione del vino è forte, il nostro territorio ha una storia e una cultura che pochi possono eguagliare, tanto per citare diciamo anche gli Etruschi, e quindi sicuramente costituisce la storia, la cultura, le tradizioni che in queste feste comunque vengono rappresentate, costituisce anche un elemento importante per la competitività delle nostre produzioni. Quindi le aziende sono presenti, le aziende di Castiglione sono aziende che stanno crescendo in questi anni, rappresentano Castiglione anche un indotto economico e occupazionale importante, quindi la festa del vino di Castiglione ecco, vuole essere anche di supporto allo sviluppo di queste aziende. Gli eventi sono numerosissimi, sia dal punto di vista gastronomico, culturale che musicale. Apriremo la manifestazione con il concerto di Ronna e poi durante tutte le serate del borgo medievale, centro storico, ci sono le taverne gastronomiche, ci sono le degustazioni che stanno condotte dalla FISAR che potranno essere degustate. Quindi io concludo ringraziando di nuovo il Presidente della Camera di Commercio e tutta la stampa qui presente, ecco, chiedendo alla stampa ecco, magari di darci supporto promozionale visto diciamo le ristrettezze economiche che abbiamo, magari ecco, se, attraverso i loro strumenti ecco, possiamo divulgare il più possibile la partecipazione a queste feste e in bocca al lupo e gli auguri di successo a tutti gli altri alle altre feste. Grazie. Allora, io passerò subito una presentazione rapida da parte dei vari rappresentanti dei comuni. Le feste quest'anno cominciano il 29 di luglio, quindi sono tutto concentrate il 29 di luglio e il 15 d'agosto, questo va bene per aspetti promozionali, diciamo c'è un po' di sovrapposizione, ma comunque diciamo che la luce è grande e comunque dà la possibilità di fare giornate diverse e più appuntamenti. Io comincio subito a coinvolgere Donatella Peppini, che è una bella storica promotrice di questa manifestazione a Gradoli in particolare, dove c'è la 28esima Alearco in festa, che siamo vicino alla Conzena, che è qui vicino a me, siamo sul lago di Conzena e poi organizzare questa iniziativa. Sì, l'iniziativa ecco, è sempre stata organizzata dalla Prolog, quindi io sono come presidente della Prolog di Gradoli. E l'iniziativa si svolge con l'Omiam presso i giardini pubblici, ci sono gli stand enogastronomici quest'anno.
abbiamo allargato, diciamo, anche un po' la partecipazione delle aziende. Ci sono 4 aziende vitivinicole del paese che aprono le loro cantine, quindi ci sono queste degustazioni, queste visite guidate delle cantine, e soltanto durante la prima settimana, diciamo, è andata la disponibilità. Quindi per noi è anche stato un aspetto positivo perché ha risposto a questa iniziativa. E poi abbiamo anche affiancato nella seconda settimana delle attività culturali, facciamo una conferenza in collaborazione con il Museo di Costumi Veneziani, si trova in Palazzo Vanese Gerardi, che riguarda proprio le rosse di vino, quindi l'abbinamento, diciamo, il vino nel, quindi il binomio con l'eros, diciamo, nella cultura classica. Quindi abbiamo, ecco, allargato, diciamo, la panoramica non più soltanto direttamente enogastronomica, che è importante perché comunque fa parte della nostra economia, quindi c'è la base non soltanto la valorizzazione quindi dei prodotti tipici nostri, dalla Reale, quando abbiamo il paletto, abbiamo i fagioli del purgatorio, quindi ci sono altre eccellenze del paese, ma abbiamo dato anche una svolta anche a livello, diciamo, culturale, un coinvolgimento anche delle realtà presenti nel territorio. Quindi ecco questa conferenza è una cosa che almeno ripeto importante da parte del coinvolgimento delle aziende vitivinicole, quindi nella presentazione della predegustazione. È la prima volta da che generalmente veniva fatta soltanto come degustazione di prodotti, quindi del standard gastronomico. Cioè. Una riuscita importante, grazie Donatella. Il 29 e 31 luglio e dal 5 al 7 agosto a Punta Gravoli. Io passerei a Tarquinia, dove sempre l'ultimo weekend di luglio, dal 29 al 31, sì, 29 al 31 luglio, appunto, organizzano di venire su la prevenzione. Daniela Iello, che è appunto Luigi. Felice che stai là. Ok, scusate. Vieni. E appunto in arrivo ufficio stampa, prego. Porto i saluti del sindaco Mauro Mazzone e dell'assessore al turismo Sandro Cendi, scusate la voce, che non sono qui per impegni istituzionali. La nostra manifestazione quest'anno giunge alla 10ª edizione. Si terrà dal 29 al 31 luglio nel centro storico di Tarquinia, nelle piazze e nelle vie del nostro borgo medievale. La particolarità della manifestazione è quella di coinvolgere, oltre alle cantine di Tarquinia, anche quella della Napoli Tusca. Quindi avremo 20 cantine che rappresentano le 12 antiche 12 città della Napoli e altre 7 cantine di Tarquinia. Per quanto riguarda quest'anno, l'edizione avrà la particolarità che si aprirà con una conferenza alle 6:30 nel Palazzo Comunale, dove parteciperanno importanti personalità, che sono Riccardo Cotarella, presidente assenologico dell'Unione Internazionale Des Oneonus, chiedo scusa al termine della pronuncia, Andrea Ciacci dell'Università di Siena e Peri del Macello, direttore marketing dell'Opera di Cassinetto, dove si parlerà di territorio e di sviluppo di strategie di marketing per il vino. Un'altra particolarità quest'anno, anzi sono due, l'apertura straordinaria del Museo Etrusco la sera del 30, che sarà gratuito e sarà aperto fino a mezzanotte, e sarà possibile visitare tra l'altro il nuovo allestimento dei cavalli lati che è stato inaugurato lo scorso anno 2015. E l'altra particolarità è la degustazione guidata, o meglio due degustazioni guidate con il giornalista Stefano Ramponi e in collaborazione con la FISA Delegazione Viterbo, che si terranno nella sala consigliere del Palazzo Comunale alle 19:30 e alle 20:30. L'obiettivo della manifestazione è quello di essere una vetrina per Tarquinia, perché la particolarità è che ci sarà anche un coinvolgimento diretto delle attività ristorative del centro storico con lo street food e i negozi saranno aperti, quindi Tarquinia vivrà a 360 gradi, anche perché nei 3 giorni ci sarà sia animazione con musica, concerti, spettacoli itineranti e mostre. Noi pensiamo a un grande risultato perché una manifestazione a Tarquinia che dura 10 anni ed è sempre stato molto difficile portarla avanti. Quindi è un evento che ci rende orgogliosi anche perché nei 3 giorni abbiamo migliaia di visitatori che vengono a vedere la nostra città, quindi le bellezze della nostra città, e poi vengono anche a assaporare i vini che sono di ottima qualità. Io vi ringrazio e passo la parola. Grazie Daniele. Allora, sempre il 29 del luglio, Cinella d'Aliano, abbiamo in presentanza Riccardo Zucchetti, un astronomo famoso tra i più conosciuti,
ci fa un po' di fare una cena. Sì, loro c'è stato un dispiuto, non sono venuti, allora mi trovo alcune cose io. Civitella di Cano è 16 anni che si fa nella terra del Greghetto, il progetto è ambizioso perché insieme tutti i luoghi dove il Greghetto si produce, vuol dire la Tuscia, vuol dire una parte della regione dove Roma è capitale, vuol dire Umbria, Toscana, Marche, Emilia e anche all'estero perché si parla di Repubblica San Marino. Ci saranno oltre 50 aziende di altissimo livello ovviamente, dal Pignoletto, come si chiama da quelle parti, i Colli Pugliesi, alla Repubblica del San Marino e così via. E tre enogastronomi che parleranno, non sono io, una dell'istruzione la parola io, una fa della Latini, di vino, diciamo, perché abbiamo scelto quest'anno di passare dalle guide ai blogger, perché c'è questo fenomeno molto interessante, qui peraltro prevengo quello, che l'enogastronomia ormai funziona gran parte, un 80% tramite web, e di questo 80%, il 70% è preso dai blogger, da chi scrive tutti i giorni. E io per esempio già ho fatto un post in Instagram per capirci, e in giro pochi secondi c'è un video di visualizzazione, cioè è cambiato il modo di comunicare. Allora sabato sera ci sarà Andrea Petrini di Percorsi di Vino e poi Jacopo Costa per l'intravino, che poi sono anche persone che fanno anche di qui. C'è il solito, le solite degustazioni all'interno delle piazze, con cene, il caratteristico proprio di Civitella. Al centro c'è Motul, ovviamente, un'azienda che ha tenuto la barra dritta sul Greghetto, e poi ci sono tante altre iniziative collaterali. Una cosa divertente è che è il decimo anno che si fa i vini emergenti, chiamano emergenti, ma sono vini dei contadini. Ma questo ha fatto sì che finalmente, dopo 10 anni, una di queste aziende è diventata produttrice. E questo è importante, c'è un nuovo imbottigliatore, perché i numeri che avete fornito ovviamente sono i numeri delle realtà agricole, non degli imbottigliatori. Ma a Castiglione noi siamo arrivati a circa 8 e quest'anno, facendo la mia nuova guida, ho visto che sono aumentate ancora 3. Siamo arrivati a 75 aziende, il prossimo anno ci saranno altre 3 che stanno già in produzione. C'è un movimento nuovo. Già ho preso la parola, volevo dire due cose rispetto a quello. È con rammarico che non si fa più un marketing territoriale, questo credo che dobbiamo trovare altri strumenti, mettere insieme le sinergie, coinvolgere le aziende. La cosa interessante, insomma, è che le feste del vino diventano più un momento di marketing territoriale, ma dobbiamo lavorarci di più. Se non ci sono giorni, ce lo dobbiamo inventare. I sistemi ci sono, abbastanza vari. Per esempio, per quanto riguarda il blog, noi sia con la gente che a Civitella di Cano, vediamo dei giornalisti a passare 2 giorni con noi. È una cosa interessante, i posti sono belli, vengono volentieri, stanno bene, e poi sono dei promotori del nostro territorio. Insomma, questo è un esempio, ma ci possono essere altri. Grazie Carlo. Quindi Civitella di Cano dal 29 al 31 di luglio. Vi passerei a Montepescoli invece, dove dal 6 al 15 di agosto c'è appunto la 58esima edizione della Fea del Vino, forse la più antica, insomma, tra delle feste, e che avrebbe Andina Trapè a darci un po' l'accenno, che parla di edizione molto alta, insomma, l'accenno di quello che ha preparato. Io rappresento la Prologo di Montefiascone, che da 2 anni è l'ente organizzatore della Fiera del Vino. Un piccolo appunto è che la Fiera del Vino quest'anno, come tutti gli anni, si svolge dal 1 al 15 agosto e non dal 6 al 15. Quindi abbiamo tenuto a proseguire la tradizione, insomma, che rende un po' la Fiera del Vino di Montefiascone unica nel genere delle Fiere del Vino, perché è l'unica fiera che ha una durata così ampia. Per quanto riguarda diciamo, le ristrettezze economiche, credo che abbia già il sindaco detto abbastanza in apertura e credo che sia condivisibile un po' da tutti. Infatti anche la nostra Fiera del Vino quest'anno abbiamo deciso di sostenerla con costi molto molto più contenuti. Per quanto mi riguarda la struttura, la struttura, diciamo, è quella classica, ossia abbiamo mantenuto il percorso enogastronomico in cantina con Deco, il classico circuito di degustazione nel centro storico, nelle cantine storiche, di cui fanno parte le 5 cantine del consorzio in destra e destra, 5 cantine del consorzio.
che è nato appunto l'anno scorso. E gli spettacoli saranno fatti tutti quanti a Piazza di Roma. Abbiamo quest'anno due concerti a livello nazionale, non più uno solo come l'anno scorso. Abbiamo il 6 agosto il concerto di Marlene Punzi e il 14 del gruppo Matta sui Tubi, che sono comunque due gruppi molto giovanili che attirano molto pubblico giovane. Un'altra novità che abbiamo però introdotto quest'anno è quella della dopofiera. Ossia, noi abbiamo notato che un punto debole della Fiera del Vino, che si svolgeva proprio nel cuore del centro, nel cuore di Montefiascone, era il disagio, diciamo, che causava gli abitanti del centro storico. Chiaramente le persone che abitano al centro hanno sempre lamentato proseguire fino a tardi, il baccano, eccetera. Chiaramente è una festa del vino, quindi... Quindi noi abbiamo con il supporto di un gruppo di ragazzi che gestiscono un bar a Montefiascone, abbiamo ideato un dopofiera, ossia decentriamo tutti i ragazzi che permangono al centro storico e possono creare disagio e rumore agli abitanti, e li abbiamo dirottati creando un'alternativa dove ogni sera saranno fatti eventi, musica live, DJ set, insomma un altro punto di divertimento per questo. Credo che abbiamo detto tutto, io vi invito chiaramente al primo 15 agosto a venire a Montefiascone e buona giornata a tutti. Grazie, grazie. Grazie Valentina. Io passerei a Viglianello, di Gastronomia, già abbiamo parlato. Viglianello, dal 10 al 15 agosto appunto si svolge la 47esima edizione della Festa del Vino. Abbiamo Samir e David. Buongiorno, grazie a tutti per l'invito. Sarò brevissimo, anche perché le novità sono poche, ma credo che siano essenziali. Poi che qui, che magari vorrà anche dar forte alla nostra comunità. Quest'anno, grandissima novità, in tutti gli stand della Festa del Vino di Viglianello si potranno degustare, oltre ovviamente ai vini dei viticoltori di Colli Cipini, anche quelli dell'azienda agricola Mario Olivieri, dell'azienda agricola Carlo Nofri, ovviamente le razze, avremo anche Grotta Baiocco, praticamente tutti i vini della DOC, della zona di Viglianello, potranno essere degustati alla Festa del Vino di Viglianello. Dice, che novità è? È una grandissima novità che... non potete neanche immaginare a che livello siamo arrivati. 47esima, morto che parla, forse abbiamo ammazzato qualcosa, ma speriamo che nasca qualcosa di meraviglioso. Oltre a quello avremo nel villaggio della Proloco, che sarà il villaggio contadino, degustazioni guidate, speriamo di avere grandi sommelier, speriamo che ci diano l'ok. Avremo delle degustazioni di prodotti tipici locali e... l'ultima novità, che forse non sarà anche l'ultima, è la promozione del Deco. Che cos'è il Deco? È la denominazione di origine comunale, sarebbe una DOC della Tuscia. Sì, civica. Noi siamo partiti con un lavoro che ha ormai diversi anni da parte della Proloco, grazie all'amministrazione che ci ha aiutato e coadiuvati, sulla produzione del Pamparino, che sarà il primo nostro prodotto Deco. Poi ci saranno, ovviamente, non vorrei rubare spazio a sindaco e altre personalità proprio sulla Deco. Un'altra cosa che invece viene confermata è il vino bus, cioè un bus che attraversa il paese e porta i ragazzi e meno ragazzi a casa senza fargli prendere la macchina. Purtroppo per le risorse e i fondi che speriamo che Camera di Commercio, Provincia e Regione aumenteranno, riusciremo in un giorno a far girare questo bus anche nei paesi meno vicini di Viglianello, per magari dare più sicurezza alle famiglie. Non a noi grandicelli che riusciamo a reggere bene il vino perché degustiamo, non vediamo. Altra cosa, avremo musica dal muretto, oltre ovviamente ai palchi, avremo ogni sera su un muro, proprio un vero muretto, come facevano i Beatles negli anni d'oro, un gruppetto che potrebbe essere una sera una band emergente locale, oppure avremo anche bei nomi. Non vi dico nomi ovviamente perché dovrete venire a vederci. Ovviamente ci saranno gruppi folk, bande, musica live, DJ set e soprattutto l'area bambini. L'area bambini aperta dalle 18 del pomeriggio fino alle 22 con spettacoli e anche per visiteraggio.
cioè chi vuole andare alle degustazioni, che ci saranno degustazioni guidate, può lasciare i bambini con degli animatori professionisti ovviamente e andare a riprendere e andare a casa col vino, se così non rischiamo nulla. Grazie mille per l'attenzione, grazie per l'invito. Grazie. Grazie Samir. E concludiamo con un altro venerdì, so che Giuliano è in arrivo, ma ancora non è arrivato, e quindi concludiamo con l'acqua pendente, che è l'ultima manifestazione che si svolge, Claudio Sardi è appunto in rappresentanza dell'amministrazione, è uno degli organizzatori insieme a Carlo Zucchetti, ma c'è anche l'assessore che non va a trovarci. Buongiorno a tutti, no, rappresentante dell'amministrazione è il nostro assessore Crisanti, che quest'anno abbiamo avuto nuove elezioni, dunque è nuovo anche del settore, ci ha accompagnato e mi supporta in tutte le attività. Carlo ormai ci coordina, ci aiuta nell'aspetto, diciamo così, tecnico operativo. Volevo salutare tutti e ecco, ricordo sempre a dire perché abbiamo fatto questa festa, dalla passione di un gruppo, un nucleo che io avevo creato facendo dei corsi di avvicinamento al vino. Abbiamo trovato anche la possibilità di dare spazio alle attività economiche del paese. Adesso abbiamo 5 aziende e, come diceva Carlo, forse una è in procinto di imbottigliare, non so se ce lo farà quest'anno ma anche l'anno prossimo, e veniva proprio da quel giochino che facciamo dei vini emergenti. Mi sono creato una piccola lista, come dicevo si svolge dal 13, 14, 15 agosto, stiamo cercando di vedere di allargarla prima e dopo, perché quel periodo lì noi abbiamo anche la festa contadina che insomma porta a provvedenza tante persone. Prima perché visto che quest'anno le risorse economiche, soprattutto di pubblicità che la Camera di Commercio ci dava, sono venute meno, allora cercavamo di fare pubblicità intranos. Dunque faremo una pre-presentazione della festa e con questo cercheremo di dare un po' sfogo. Dunque ecco, se rimanete in contatto con noi, ecco, anche voi sarete super invitati alla festa, perché sarete così un amplificatore della nostra pubblicità. Novità, novità ce ne abbiamo tante, abbiamo una postazione in più, come dicevo la festa si svolge nel centro storico con dei banchi di degustazione e quest'anno ci saranno 6 punti di degustazione con quasi 40 aziende, con circa 2 o 3 vini per azienda, dunque la possibilità di scegliere e degustare sarà ampia per gli avventori. Stiamo anche cercando una collaborazione con la FISA, vediamo magari di fare dei corsi di avvicinamento al vino o delle degustazioni guidate. Degustazioni guidate che comunque saranno sempre fatte presso il chiostro di San Francesco, e quest'anno abbiamo inserito con Carlo la possibilità di farlo con dei blogger, visto che ormai tutto quanto passa sul web. Ci sarà quest'anno, ecco, sempre la vini emergenti, show cooking, corsi di cucina, sempre giù al chiostro di San Francesco, perché sembra un posto insomma che è centrale per tutte le attività di divulgazione. Insieme alla riserva di Montelufeno stiamo anche cercando di fare degli studi sul territorio per cercare un vitigno che possa caratterizzarci. Questo ancora non è stato possibile, abbiamo trovato un vitigno che io ho fatto una piccola ricerca, insomma vediamo quello che possa caratterizzarci, perché tra Oviedo, la Valle d'Orcia, eccetera, Monte Pescone vicino, noi dobbiamo comunque trovare qualcosa per poter entrare. Poi ecco, la festa si svolgerà nel centro storico con musica, live, dei punti, poi in piazza, un po' in giro, street food. E ecco, per finire questa cosa che noi prendiamo atto della situazione, però dobbiamo essere forti, lo diceva anche Einstein, nei momenti di crisi è che esce fuori la forza delle persone, forse è anche necessaria, no? Dunque, noi stiamo coinvolgendo i produttori e le aziende del settore del turismo, alberghi, ristoranti, proprio nella possibilità di ospitare questi signori
blogger che vengono, staranno da noi 3-4 giorni, gireranno il paese e oltre alla degustazione che faranno la sera, oltre alla festa del vino, potranno anche gioire, cioè far gioire il loro palato della gustosa cucina e della fantastica ospitalità che ci abbiamo, insomma, ecco. Dunque venite numerosi, vi invito a tutti voi e chi conosce gli altri, cercando di vedere più numerosi possibile. Grazie tanto. Benissimo, grazie Claudio, e io darò la parola appunto Giuseppe Paticcio, che è appena arrivato in rappresentanza di Lubriano, e per parlarci appunto della festa del vino della Valle dei Calanchi, è una delle ultime delle New Entry. Prego. Grazie. Diciamo così, sono stato in ritardo, ma mi ha delegato il sindaco adesso perché lui è impegnato con me in questione istituzionale, per poter essere presente. Mi porto il suo saluto, il rituale, perché così essendo consigliere di minoranza, però noi vogliamo, così dice, siamo pensati con la comanda, lì siamo facciamo tutto, siamo contenti che ormai questo è il quarto anno che si fa la festa a Lubriano. Dobbiamo ringraziare per il commercio che appunto ha chiuso anche un piccolo comune come è il nostro, eppure essendo piccoli, pur avendo come vicino i maestri che ha segnato in Teredina, abbiamo imparato qualche cosa, cioè possiamo fare una festa che ha la F maiuscola, come si suol dire. È una festa quindi che è centrata nel centro del borgo di Lubriano, il quartiere Orcato, un piccolo quartiere, ma storico importante, perché c'è la Torre dei Monacheschi, sta attivo al Palazzo dei Monacheschi, quindi si svolgerà insieme la festa della Torre, ormai è 25 anni, siamo in una regione consolidata, ma soprattutto l'aspetto importante per noi è quando si organizzano i brindisi per altre cose. Abbiamo due piazze eccezionali che danno sul ciglio del Bagnoreggio, che noi forse diciamo un po' pomposamente, ma penso in maniera realistica, che Lubriano, una bella terrazza sul ciglio di Bagnoreggio e la Valle dei Calanchi, e quindi questi terrazzi lo facciamo, diciamo, sono le degustazioni dei vini e della zona, proprio un confronto forte. Abbiamo usato più volte anche partecipato a queste nostre manifestazioni, diciamo così, facciamo un confronto anche con i vini ovviamente, non della zona, e è bello perché lo scenario, diciamo così, si addice fortemente, quindi diciamo così, uniamo a un aspetto che può essere di vista positivo, a un fatto molto culturale. Si fa l'ultima settimana di luglio, ormai per dire una tradizione consolidata, ma poi quest'anno c'è un aspetto in più che cercheremo di fare di brindisi non solo in terrazza, ma in giardino, dove dentro il Palazzo Monacheschi. Il Palazzo Monacheschi considera che è gestito dalla famiglia Musasi, quindi diciamo, si sta riconquistando un prestigio che forse qualche anno dietro aveva perso, e pensiamo che ci avete insieme questi due aspetti, quindi la terrazza sul ciglio di Bagnoreggio e una invece interna, però dentro il Palazzo Storico di Lubriano. Io vi ringrazio, vi scuso di nuovo del ritardo, ma non vi ho fatto una corsa ad essere presente. Grazie. Grazie. Allora, abbiamo fatto una bella carrellata, un bel viaggio all'interno della Tuscia. Non so se c'è qualche domanda da parte di qualcuno. No. Poi chiedono la regione, noi non lo qualche volta alcuni diretti e comuni, non ci sappiamo i vicini, o sostenuti in qualche caso con delle collaborazioni anche per la comunicazione, però non ha mai dato conto di qualche volta che comunque non sempre ne abbiamo, perché si partecipa a un patto, non lo sappiamo. Dipende dal comune, dipende dai periodi, dipende dalle possibilità, anche dalle stagioni, di essere vicino al budget, quindi tutto. Una media. Nell'ultimo che ti ricordi, tu sei sindaco da 30 euro. 50.000 euro. No, non ci siamo mai arrivati a 50.000 assolutamente. No, dico però complessivamente. Però ad esempio, ecco, l'anno scorso, attraverso un bando di una legge, quella delle manifestazioni tradizionali, c'è una legge specifica regionale,
lo scorso persino era rientrata nella prima fascia, quindi 25.000 euro. Quest'anno, viste le ristrettezze economiche della regione, quindi ha messo a disposizione dei fondi su questa legge, visto che comunque molto vincolata anche al giubileo, quando uscì il bando, che sembrava che a ottobre scorso il giubileo fosse questo grande evento in Roma, e quindi diciamo sono state più incentivate le manifestazioni di carattere religioso, diciamo, tradizionali comunque. Quindi quest'anno è 3.000 euro. Nessun bilancio, diciamo, se non essere in meno, non credo di essere in meno, 22.000 euro in meno sono 3.000, no? Io pensavo niente, 3.000 euro. Infatti chiedevo perché prima adesso che ne metti. Noi abbiamo insomma, sempre il budget molto più importante, ma insomma siamo quasi comuni, quasi comuni. Però diciamo ormai questo è un andamento che siamo abituati a avere. Perché ripeto, cioè, questo ormai neocentralismo che è tutto a livello ormai nazionale, regionale si decide, per cui anche la promozione. Ormai ce ne stanno, insomma, il tuo presidente prima le province e lo registrano più tra un po'. Abbiamo dei simili bilanci di comuni quest'anno, quando i territori così sono destinati, insomma, non abbiamo più macchine. Ma quindi la regione non ha messo il patrocinio al contenitore della Camera del Commercio, questo? Giusto? Sappiamo una domanda. Da quello che avete spiegato più o meno non si vince questo? Ecco il segretario. Cioè, la regione Lazio non ha dato il patrocinio, diciamo, al contenitore della Camera di Commercio, cioè alle feste del vino. Diciamo quest'anno non abbiamo chiesto patrocinio, quest'anno alla regione, no, abbiamo chiesto patrocinio alla regione Lazio, perché avevamo questo contenitore che in realtà purtroppo quest'anno non aveva contenuti. Negli ultimi giorni contenuti nel senso diciamo che economici, insomma, senza rimandare tutto il percorso che abbiamo fatto. Negli ultimi mesi avevamo delle difficoltà di mettere bene alcune cose. Diciamo nei giorni scorsi siamo riusciti a recuperare delle attività progettuali, insomma in maniera molto banale abbiamo deciso anche d'accordo con i comuni negli ultimi 7-8 giorni di recuperare questa cosa, quindi non c'è stata una richiesta delle prove. In passato abbiamo fatto sempre richieste di contributi, patrocini non c'è mai stato negato. Ci siamo sempre domandati la risposta non si è patrocinio. No, non abbiamo nessuno. Di patrocinio magari si intende anche collegato al patrocinio il contributo, no? Perché in realtà poi avendo organizzato tutti gli ultimi giorni non c'è stato nemmeno modo di chiedere il patrocinio, forse è quello a cui ci riferivamo, non io, il sindaco diceva di un discorso di contribuzione che è andata a diminuire in modo pesante, quindi voglio dire, noi da una parte che non riusciamo a contribuire per fare promozione e marketing, dall'altra magari la regione taglia in modo sostanziale anche del 90% un contributo, è ovvio che organizzare questo tipo di eventi diventa sempre più difficile, e poi uno si arrabbia sugli specchi, fa di tutto, forse alla fine l'evento di per sé ne risente abbastanza, insomma, normale. Ma quindi il patrocinio lo chiede la Camera di Commercio per il contenitore e i fondi vanno ai singoli comuni? In passato era così? I singoli comuni chiedevano, facciamo riferimento a una legge specifica che chiedevano i contributi sulla base dei bandi che diceva il sindaco o di altri bandi che c'erano. Voi chiedevano il patrocinio? Noi abbiamo chiesto un po' tutto nel corso degli anni, ma devo dire qualche anno poi ci siamo usciti. Generalmente questi bandi sono riservati ai comuni, non sono per le Camere di Commercio, c'è questa problematica. Le Camere di Commercio sono degli enti locali particolari, che non rientrano mai nei bandi previsti per gli enti locali, questo è un po' difficoltà che abbiamo noi. Però finché davano contributi comuni per noi era comunque una cosa positiva, in realtà invece di gestire 20.000 euro per fare comunicazione, gestiamo qualcosa meno, ma sappiamo un po' come facevamo la loro parte, quindi comunque il fine era più o meno lo stesso, il fatto di avere comunque qualcosa di coordinato, ovviamente si fanno un po' di errori di scala, però l'importante è comunque che i contributi ci siano, quando ci sono proprio contributi, comunque il problema per tutti, per l'iniziativa per tutto il territorio. Non facciamo distinzione se arrivano nuovo a loro, insomma, quello. Il contributo che la parte promozionale della commercio è importante, su che ordine è? Economico della TAM. 20.000 euro di promozione. Però
corso degli anni, insomma, proprio anche di l'ultimo, l'ultimo anno di 20.000 euro non c'è prima. Prima gestiamo la commissione per la comunicazione, diamo anche la possibilità ai comuni, soprattutto quelli che erano meno facilità di accedere ai contributi regionali, diamo anche una mano per l'organizzazione. Potevate anche contributi alle feste. Sì, qua mano a mano abbiamo fatto questa cosa, poi via via, qua lo scalino grosso c'è stato quest'anno, quindi diciamo che è stata una fase discendente più graduale e quest'anno è stata un po' più drastica. E l'ultima notazione volevo fare. Uscirà a dicembre la parte che nel 633 insomma, del PSR. In tutta Italia le feste del vino si fanno con PSR con la promozione che va dal 70-80%. Questa è l'unica regione dove i comuni non lo fanno, lo fanno le strade rurali, per questa è una provincia che le strade rurali che da tanti dove dà il 90% della regione, ma insomma se un comune che spende 10.000 euro prende i contributi per 80.000 euro non sarebbe male per fare le feste. Soprattutto se fanno nati fra feste, insomma la festa dei Varini, adesso con una stupidaggine, che già sono tre. Cioè, questo è l'unico modo per trovare altri fondi, mettere insieme le feste e fare una richiesta sull'asse ex 133. Altre domande? Manca? Sì. Allora, Marta, diciamo che l'altro anno abbiamo faticato tanto tutti insieme, siamo tanti e tante cose per farci riorganizzare la festa che mancava da qualche anno. Tutto sommato, secondo me, poi il risultato è stato discreto come esempio. Quest'anno il cambio di amministrazione credo abbia creato qualche problemino, ci siamo sentiti i giorni scorsi, stavano provando in fretta e furia a ricreare subito la logica. Se riuscite comunque per il 21 a vedere qualcosa, viene in conferenza stampa, magari iniziamo a lanciare. Non escludo che la faccia, però non ho altre informazioni, non è quella di 7-8 giorni fa quando abbiamo iniziato a pensare a fare la conferenza stampa. Non è detto che non lo faccia, insomma, però i cambi di amministrazione in questo periodo hanno creato un po' di, soprattutto per le amministrazioni consolidate. La superficie di data rimane più o meno la stessa. C'è anche un po' di tendenza aumento in realtà rispetto agli anni scorsi. La cosa importante che ci viene a dire Carlo Zucchetti è che si sta passando da una produzione di vino, che comunque per la nostra provincia è abbastanza consistente, di carattere così, spesso non professionale e domestico, sempre più a una professionalizzazione. Anno dopo anno crescono sempre più, cresce sempre più il numero delle aziende di vino, che quello poi è il dato più importante perché lì veramente si dà valore aggiunto a prodotti, questo è un trend consolidato. Diciamo che ogni anno misuriamo comunque unità nel corso dell'anno di vino, ma insomma il movimento è importante. Carlo giustamente fa la guida, quindi vede anche l'elenco, oltre alla consistenza, ma qui abbiamo comuni, adesso mi viene in mente Acqua Pendente, che fino a 5-6 anni fa non si poteva permettere di fare la festa perché gli mancano produttori, oggi invece grazie a Dio ha la possibilità di fare questa festa proprio basandosi sul numero dei produttori che ha cresciuto sia quantitativamente che qualitativamente, e non solo loro, ovviamente anche tra qui, insomma, che erano tutti comuni paesi che stavano su una sola azienda, oggi invece inizia ad avere una realtà intorno abbastanza consistente. Ho fatto un esempio di comuni che erano meno aziende, ma un po' tutti insomma stanno crescendo il punto di domande?
Ma io non capisco perché ancora oggi, l'ho detto anche l'altro anno, Viterbo non entra in giro. Insomma, a Viterbo negli anni 30 c'erano i carri allegorici con vino, le donne sui carri tirati dai buoi, una cosa molto bella. Questa tradizione è perduta e non capisco perché Viterbo non entra nel giro di che è interessantissimo culturalmente, insomma, il capoluogo di provincia, non lo so, adesso mica dico niente al Camino Commercio, però non c'è questa iniziativa, curioso. Io vi dico che in realtà c'è stata nel passato la richiesta, loro fanno la festa dell'uva per lo Sperano, più che festa dell'uva. Sì, la cosa la fanno in occasione della pandemia, fanno una festa tra l'altro tradizionale, antica, anche una bella festa. Non stanno per festa del vino perché diciamo questa è proprio diversa la tipologia dell'offerta, sia come periodo, ma ovviamente, soprattutto quando investiamo bene in comunicazione, anche se non ci dobbiamo permettere di continuare la campagna di comunicazione fino a fine settembre, quando poi a fine agosto, bene o male, finisce tutta l'offerta, quello era un primo problema. Ma poi il problema fondamentale che era diversa, non era basata su un discorso diverso, quindi c'è stata sempre una richiesta da parte non del comune, ma degli organizzatori, abbiamo scarato queste cose anche in maniera molto, molto forte. Per forza di cose non sono imparato queste cose. Su perché non fanno una cosa, in realtà a Viterbo oggi non c'è, non è che lo stanno in circuito, non c'è per essere qui in Viterbo. Non tra l'altro qualche anno fa è stato fatto qualcosa, qui non so, un paio di anni, un paio di anni, è stata fatta la realizzazione di questa comune in Chiotto, fine settimana molto bella, l'insegna di vini della luce, quindi diciamo Viterbo al di là della sua produzione territoriale, insomma si è appropriato il discorso di tutta la Tuscia, che era una cosa molto bella, ovviamente il problema è che di nuovo era da noi, quindi finché arrivi a pagare le cose si fanno quando non ce li più e non arrivano risorse da altre parti. Sì. Era una gran festa perché c'era proprio la sagra dell'uva, quindi una cosa particolare, bella, particolare. È un'offerta di soprattutto sta in un periodo diverso. Sì, sì. Fare una cosa da un mese e mezzo dopo che finisce l'ultima versione di vino diventa obiettivamente c'è più motivo. Un altro cartellone, sì. Diventa un altro cartellone. Ok, io non volevo fare una domanda, volevo solamente fare un'ulteriore informazione che è presa dall'emozione e me l'ho dimenticato. Allora, la nostra festa si chiama Vini del Barbarossa, ecco perché ci abbiamo 40 aziende, perché sono i vini prodotti nelle zone dove il Barbarossa durante le 6 scorribande che ha fatto qui in Italia è arrivato, dunque Emilia Romagna, Piemonte, Marche, Basso Lazio e da noi, insomma. E i punti sono 6 e sono orgoglioso di dire 6 perché quest'anno noi abbiamo in ogni punto un produttore. Ecco perché noi quest'anno apriamo un altro punto, perché abbiamo quel produttore che è uscito fuori dai vini emergenti, che quest'anno finalmente è in bottiglia, e allora ci sarà pure lui. Dunque 6 punti, 6 produttori, e poi dopo le zone vini del territorio intorno al lago di Bolsena e vini di queste zone dove il Barbarossa è stato. Grazie. Io direi di chiudere, non so se avete lasciato qualcosa da aggiungere. Ok, a posto. Grazie a tutti per la partecipazione, quindi aspettiamo le feste del vino della Tuscia e prendete contatti direttamente con i vari referenti, perché magari se volete andare a visitare lo saranno felici insomma di accogliere, di sfidarvi, fare il loro giro, insomma, quindi è importante che prendete contatti direttamente. Grazie a tutti. Buono.